Ciao ragazze, bentornati sul canale. Oggi facciamo lo spacchettamento dell'album 11 di Brochet. Ve lo faccio vedere, è questo album che è ancora in vigore fino al 13 settembre, dove c'erano tantissime novità relativamente ai trattamenti per capelli. È uno spacchettamento haul perché sono tutte cose che ho ordinato io, anche se vi devo dire, aprendo il pacco c'era mia mamma, già me ne vuole rubare ben 4, ma non so se gliele darò. E niente, vi faccio un pochino vedere appunto cosa è arrivato. Allora, innanzitutto come cartaceo mi hanno messo ancora un album sempre 11 con il Tra di noi 11. Come sapete, il Tra di noi è il libricino riservato alle consigliere di bellezza o alle clienti privilegiate di Brochet, dove ci sono appunto delle offerte in base all'importo dell'ordine che si fa, magari dei set a volte che si possono acquistare ad un prezzo più vantaggioso per avere appunto un set da far vedere alle clienti, alle amiche eccetera, se si vuole vendere qualcosina, e dove ci sono appunto anche descritte le novità. Poi mi hanno mandato un album invece 12 e il Tra di noi numero 12. Tra l'altro, in questo Tra di noi abbiamo tutte le offerte relative al Natale, perché sta arrivando il Natale, e nell'album 12 saranno lanciate queste nuove tinte labbra che sono veramente belle. Poi vi farò il video dell'album il 14 settembre quando entra in vigore. Approfitto di questo momento per dirvi che, essendo che adesso io sono a casa, non sto più lavorando, oramai è un anno che non lavoro più, mi ero licenziata approfittando di una buona uscita, non vi ho mai parlato di queste cose mie. Adesso, siccome mi sto abituando bene a fare la mamma, ho deciso un pochino di più però di lavorare in Yves Rocher, perché mi piace molto, mi piacciono le offerte, mi piace il gruppo, mi piace la mia responsabile di zona eccetera. Quindi se qualcuna di voi è interessata a diventare anche solo cliente privilegiata, lasciatemi un commentino, poi ci sentiamo, vi dico un pochino come funziona, poi io farò da vostro tramite voi e la mia responsabile di zona, per dire insomma che avrete a che fare con me se vi può far piacere. È molto vantaggioso stare con Yves Rocher, si può anche rimanere solo clienti privilegiati, non ci sono obblighi futuri, così si possono avere appunto le novità e i prodotti sempre con uno sconto comunque del 15%, che è la percentuale che posso tranquillamente dirvi che è riservata alle clienti privilegiate. Poi ovviamente se si fanno ordini si decide, più che altro si decide se si diventa consigliere di bellezza, la percentuale si alza. Adesso passiamo allo spacchettamento. Allora, su questo album, come vi dicevo, l'album 11, ci sono tutte le novità sui capelli e io le ho prese tutte. Questa è la prima, è una crema trattante che va messa la sera prima di andare a dormire, è proprio un trattamento di bellezza. Vediamo un attimino, ripara e fortifica i capelli molto secchi e rovinati. Va applicata prima di coricarsi, una quantità sulle lunghezze, non sulla cute ma solo sulle lunghezze, si tiene tutta la notte, alla mattina ci alziamo, ci pettiniamo e abbiamo i capelli molto più nutriti, molto più setosi, molto più belli insomma. Io adesso voglio farla provare a mia mamma, che è riccia, molto riccia, per vedere se anche sul riccio ha un buon effetto o se li lascia troppo mosci, come dice lei. Comunque vi farò sapere, anche se io non ho i capelli lunghissimi, però sono sempre un pochino sfibrati sulle punte. Vediamo un attimino come funziona. Poi, come novità sempre, abbiamo questo spray, si chiama Brillo, della linea appunto Brillantezza. È uno spray bifasico, vedete che ha le due parti, va ovviamente agitato prima dell'uso, spruzzato sui capelli prima di uscire, e questo serve appunto per dare brillantezza ai capelli. È un trattamento da mettere finale, insomma, prima di uscire di casa, spruzzato o dopo la lacca, o se non si mette lacca né nulla, anche da solo prima di uscire. Anche questo lo proverò e vi dirò appunto come mi sono trovata. Poi un'altra novità è questo qua, l'antirottura della linea Riparazione. Fortifica e protegge dalla rottura. Applicare sui capelli asciutti o umidi, non risciacquare. Quindi questo si può mettere quando si è lavato i capelli prima
come si chiama, prima di asciugarli, cioè sui capelli umidi, oppure addirittura sui capelli asciutti, non unge, quindi dovrebbe non dare quel senso di pesantezza, di unto dei capelli che a volte alcuni oli danno, e serve appunto per proteggere dalla rottura e fortificare i capelli. Poi ho preso anche questa, una crema trattante senza risciacquo della linea riparazione, che non è una novità, però io non ho mai provato, siccome c'era una promozione molto bella sull'Album 11, che con ogni trattamento che costa 7,50 euro si poteva avere uno shampoo che si voleva, potevamo scegliere lo shampoo che volevamo, compreso praticamente nel prezzo, perché con 7,50 euro si aveva trattamento più shampoo, quindi ne ho anche approfittato per quello. Questo ripara e sublima i capelli molto secchi o rovinati, anche questo va messo sui capelli umidi prima di asciugarli, non va risciacquato e si procede con la piega. Poi qua dice di capelli bagnati o asciutti, anche questo si può applicare anche sui capelli asciutti nei giorni successivi, appunto, se non li laviamo per idratarli. Poi l'ultimo trattamento che ho preso, anche questo già c'era nella linea, è l'olio riparazione. Questo olio va messo 2 volte alla settimana sui capelli prima di lavarli e va lasciato girare almeno 10 minuti. Anche questo non l'ho mai provato. Ad esempio, quest'olio costa 6,50 euro da listino e anche lui con 7,50 euro si poteva avere questo più uno shampoo. In questo caso lo shampoo lo pagavamo 1 euro, appunto. Vi faccio vedere adesso gli shampoo che io ho preso da abbinare e ho voluto prendere lo shampoo Brillantezza, che io ho già provato, mi piace molto, ha un lieve profumo, sono tutti da 300 ml e questo qua è con olio di calendula e ovviamente per chi ha i capelli spenti, Brillantezza. Poi lo shampoo colore, per il colore, io questo non l'ho mai provato. Sempre da 300 ml ed è con estratto di biancospino, protezione e luminosità per i capelli colorati. Poi ho voluto prendere uno shampoo purezza che mi piace molto, questo qui perché a me piace tanto ogni tanto lavare bene i capelli, sentire la cute proprio detersa. È uno shampoo in gel che però non mi va a seccare le punte. Questo è con estratto di ortica. Poi ho preso uno shampoo alla camomilla che ci piace tanto, lo alterno sempre con quello della Garnier per il mio bambino, però visto che c'era questa offerta l'ho preso. E poi ho preso uno shampoo effetto liscio, anche questo non l'ho mai provato, volevo un attimino capire se mi piace, ed è con semi di gombo. Mai sentiti questi semi? E vedrò appunto se mi piace, poi magari quando li ho finiti, eccetera, nel video dei prodotti finiti, così vi dico anche come mi sono trovata. Poi, sempre relativamente ai capelli, ho voluto prendere questo balsamo che è una novità. No, scusate, questo balsamo è una novità per me, nel senso che non l'ho mai provato, della linea Colore, e questo per i capelli lisci. Perché anche qua mi mancavano dei balsami e allora ho voluto provare questi due e sono entrambi da 150 ml. Poi altre due novità, più che altro c'erano già i prodotti della linea Purcal 1000 alla camomilla, però sono stati rivisti i pack, le formule, eccetera. Ho voluto prendere per il momento il 2 in 1 detergente e tonico e questo qui che è il gel per lavare il viso, sempre il gel Limpiador, gel detergente, non mi veniva la parola detergente. Entrambi sono da 200 ml ed erano in offerta 4,95 euro. Poi di questa linea hanno lanciato anche l'olio detergente che è anche struccante, costa 9,95 euro, però io non l'ho preso subito, volevo aspettare un attimino, visto che ho un po' di cosine da finire e magari poi lo troverò anche scontato sui prossimi album. Poi ultima cosa che ho voluto prendere invece è questo 2 in 1 della linea Pure System, siccome ho la pelle un po' grassa ultimamente, mi viene anche qualche brufoletto che non mi è mai venuto, adesso mi vengono anche i brufoli, più che brufoli sottopelle, tipo dei rigonfiamenti, perché poi non è che sono brufoli. Comunque ho voluto provare questo. È un gel appunto per lavare il viso, un gel detergente anche lui.
Ci sono delle microsfere vegetali contenute, elimina l'eccesso di sebo purificando la pelle, libera i pori, previene le imperfezioni e si utilizza mattino e sera. Siccome ne sento parlare bene sul gruppo che ho della Yves Rocher, allora ho detto lo provo anch'io. Poi ho voluto prendere questo, che come questo è un prodotto che era sul Tra di Noi, è un nastro bianco per fare i pacchettini, perché adesso appunto che arriva il Natale loro ci danno anche tutto il materiale per confezionare eventualmente i sacchettini appunto di Natale, i regalini di Natale. Poi ultima cosa che l'ho messa qua sotto, sono riuscita, mi hanno mandato due sacchettini piccolini, adesso li fanno in carta. E nessun campioncino perché l'ordine non era di un importo elevato, quindi li potevo acquistare volendo i campioncini, altrimenti da un certo importo in su li regalano loro, ma io questa volta non l'ho raggiunto. Bene, questo è tutto il mio spacchettamento, spero che vi sia piaciuto, ci sono un sacco di novità, se volete più informazioni anche su queste novità chiedetemelo pure e niente, poi vi darò un po' di recensioni man mano che trovo i prodotti. Ciao e grazie di aver guardato il mio video.